Oggi un alberello di Natale facilissimo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi faremo insieme un alberello di Natale facile facile. Useremo pochi elementi per arricchire la nostra casa e farla rilucere di bei momenti. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere l'albero di Natale come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro alberello di Natale bellissimo. Allora, io ho preso ispirazione e anche il materiale da questo set di Tiger, che trovate al prezzo di 2 euro, 2,50 euro mi pare, o forse anche meno, da Tiger. Però l'alberello che propongono loro è questo qua, che a me, a dire il vero, non piace tantissimo. Quindi lo rielaborerò a modo Arte per te. Cosa ci occorreranno? I bastoncini di ciniglia rossi e verdi, verdi per il corpo, rossi per la base e le decorazioni, i pompon rossi, bianchi, verdi, un alberello molto patriottico, il tappo di un succo di frutta, io l'ho trovato verde, uno spiedo in legno, un righello, un paio di forbici, una colla che può essere colla a caldo o colla aceto vinilica. Come prima cosa io prendo un filo di quelli argentati e piego la stessa lunghezza per 6 volte. Vi dico anche la lunghezza è di 2 cm. Bene, quindi ne piego uno e schiaccio bene, poi dall'altra parte a fisarmonica ripiego e voilà, e schiaccio bene, quindi allargo il mio zig zag e creo una stellina o il primo triangolino. Questo margine lo faccio salire per di qua, come quando si disegnano le stelline, e scendo da dietro così, ok? Arrivati in basso, giro attorno al piedino, voilà, e schiaccio bene il mio nastrino. Ha un migliore aspetto così, quindi la modello con le mani per come voglio che rimanga e taglio l'eccesso di bastoncino, che non butto via. Quindi avvolgo nella parte centrale, passando un po' ovunque, così il mio puntale è fatto. Prendo il bastoncino e questo è un albero dove il puntale va messo prima, è semplicemente avvolgo la stella al bastoncino, lascio asciugare e il puntale è fatto. Proseguiamo sporcando il bastoncino di colla, prendendo un bastoncino di ciniglia e avvolgendo lungo tutto il corpo del mio bastoncino il bastoncino di ciniglia verde e taglio l'eccesso, quindi ne ho usati 2 e un po'. Lascio fuori 1 centimetro circa di bastoncino e così avete anche la dritta di come fare delle splendide bacchette magiche per le vostre bambine. Continuiamo. Mettiamo da parte il fusto dell'alberello e cominciamo a preparare i pezzi per la costruzione dell'alberello vero e proprio. Adesso 3 pezzi da 5 cm. Ora 3 pezzi da 6 cm. 3 pezzi da 7 cm. 3 pezzi da 8 centimetri, 3 pezzi da 9 centimetri e per adesso a 10 centimetri mi fermo. Poi se ne serviranno anche da 11 e 12 andremo avanti.
Quindi prendiamo i primi pezzi, che sono quelli da 5 centimetri, e incrociamoli uno sotto l'altro. Ora prendiamo i pezzi da 6 centimetri e mettiamoci qui giù e incrociamoli. E continuiamo così con i pezzi via via più grandi, sempre di un centimetro. Io non so a che misura arriverete, dipenderà da quanto lungo è il fusto del vostro alberello. Quindi partite da 5 centimetri e andate ogni 3 giri ad allungare di un centimetro. Adesso i rami vanno sistemati uno per uno a garbo, e se c'è qualche buco, se c'è qualche posto dove un ramo proprio manca, potete ancora aggiungere dei fiocchetti di ramo, insomma, e tagliarli a misura. Ditemi se non è un amore già così, ma noi non ci accontentiamo. Mettiamo da parte un attimino l'alberello e sistemiamo la base dell'albero. Quindi prendiamo un paio di forbici, un tagliabalza, un bulino, qualcosa che pratichi un buco. Riscaldo la punta e buco al centro. Voilà, facile facile. Ponendo un po' di colla sul retro, così, inserisco l'alberello. Voilà! E la base è fatta, in modo che lui possa stare anche all'impiedi. Poi, alla fine del lavoro, la base, il piedistallo, lo foderò con un pezzettino di carta velluto. Guardate, la metto adesso, così la colla farà aderire ben bene, e ritaglio l'eccesso. Metto un po' di colla sul piedistallo e sempre con uno scovolino verde avvolgo tutto attorno. Quindi creo un gancetto, così lo aggancio attorno al tronco dell'albero e comincio a creare una girandolina che foderi, si può dire, la base. Ok, non vi ho fatto vedere niente, ma ho creato questo basamento in ciniglia, quindi schiaccio ben bene e l'erbetta è fatta. Ora alla base tutta attorno avvolgerò invece con i bastoncini di ciniglia rossi. E voilà, e quello che avremo sarà questo. Adesso ne prendo un altro argentato e semplicemente non faccio altro che creare un fiocchetto, creando due occhielli, così, che girerò semplicemente e voilà, avrò creato un bel fiocchetto che porrò al centro, fisserò sul basamento, semplicemente poi dietro girando la rimanenza su se stessa. Voilà! Adesso dobbiamo decorarlo, quindi prendiamo le palline e sbizzarriamoci. Prendiamo i nostri pompon e adagiamoli qua e là sul nostro alberello.
Gabriele non è abbastanza contento della festosità dell'alberello. Mi ha chiesto di mettere gli spumoni, i festoni tutto attorno. E allora ci provo, vediamo se riusciamo a accontentarlo. Il gioco è fatto, che ne dite? Meglio così o senza i festoni? E se voi siete degli esagerati, potete usare anche con le lucette a LED. E allora, ditemi cosa ne pensate nei commenti e condividete il Natale sulle vostre pagine. Quindi cliccate su condividi e aiutate Arte per Te a crescere anche in questo Natale. Gustatevi le foto e ci vediamo dopo per ancora due chiacchiere insieme. Ciao! Visto che è facile ricreare un alberello usando semplicemente questi nettapipa, bene, questi io li ho comprati da Tiger e anche sulla confezione che ho comprato, che è questa qua, senza voler fare pubblicità a Tiger, c'è sintetizzato l'alberello, però quello di Arte per Te è molto più bello e soprattutto vi spiego come farlo. E allora, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, confezionatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto venitemi a trovare sugli altri miei social Facebook, pennello bianco su fondo rosso, Arte per Te, scartate le imitazioni, e Instagram, dove vi aspetto con tante tante foto, specialmente in questo periodo, riguardanti il Natale. Non mi rimane che augurarvi una splendida creatività natalizia e darvi appuntamento sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!